Eccoci qua collegati con il mitico Luca Signorelli. Come stai, Luca? Ciao. Tutto bene, te come stai, Bene, bene, Stefano? tutto a posto. Ho detto mitico perché sei un sopravvissuto, no? Al freddo incredibile dell'Abruzzo. Beh, diciamo siamo sopravvissuti tutti, quindi siamo un po' tutti mitici. No, no, sì, è stato grazie a Camera Service di Roma che ha organizzato questo workshop in Abruzzo in inverno, che insomma è molto difficile. Per la temperatura, anche per la logistica, avendoci insomma tanta neve, soprattutto quando siamo arrivati noi, aveva nevicato tanto il giorno prima, organizzarla con la neve d'inverno è sempre più difficile, e, insomma, per me è stata la prima volta in quei posti in inverno, e quindi insomma, bellissima È esperienza. stata un'emozione vera, autentica, come quella di svegliarsi alle 4:30 della mattina per andare a fare al freddo l'appostamento ai lupi. Esatto, con queste temperature veramente gelide, l'appuntamento alle 5 in macchina, quindi insomma la sveglia per i più lenti alle 4, per i più veloci alle 4 e Sì, io mezza. ero uno di quelli delle 4. Tu mi sei messa alle 4:30 perché la mattina. No, 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 io ero delle Ah, pure tu. 4, poi magari alle 4 e mezza sono uscito dal letto, però alle 4 la sveglia. Però insomma alle 5 in macchina con queste temperature sotto zero di boh, 5, 4, 5 gradi, insomma non è stata, era molto freddo, insomma poi l'appostamento, questo significa stare fermi in un posto fermi con meno 3, meno 4 gradi aspettando qualche raggio di luce che ci dà un po' di calore, oltre chiaramente a una bellissima atmosfera, però ecco è stata comunque un'emozione. È stata veramente un'emozione unica, Luca, che ci ha dato tra l'altro appunto la possibilità di incontrarci e di sperimentare tutta una serie di attrezzature, no? E di tecniche fotografiche anche per la prima volta, perché poi non dimentichiamo, cioè un conto è conoscere l'autofocus, il funzionamento della messa a fuoco, no? Avere un ottimo teleobiettivo. Tu avevi un 500, se non mi ricordo, un 500 mm, un biancone Esatto. che portavi a mano libera su e giù per le montagne dell'Abruzzo. Sì, non sono un amante del cavalletto, sono sincero, mi devo un po' più, forse devo entrare più nella logica di usare il cavalletto, però mi sento molto più libero usando l'attrezzatura a mano, anche se è difficile, è pesante, devi scattare insomma, a tempi rapidi perché sennò è molto probabile che viene micromosso, quindi non è facile gestire la luce, quindi col cavalletto forse questo è un po' più facile, però la paghi in Io ho versatilità. fatto il turista, il fotografo naturalista turista della domenica, perché sono andato con la R5, corpo stabilizzato, con il 600RF, tutto stabilizzato, a mano libera, tutto leggero e camminavo come uno stambecco, proprio molto Sì, no, serena. ma sì, no, ma poi bisogna imparare a essere stambecchi anche quando c'è l'attrezzatura un po' più È pesante, quello, è perché quello. sennò diventa tutto più difficile. Però, insomma, piano piano uno. Poi chiaramente non tutti hanno l'attrezzatura così, ma comunque la fotografia naturalistica si può fare anche con altre attrezzature senza problemi. Però insomma il 500 è un impegno, è un È un impegno. impegno non indifferente, ma che ha portato dei risultati straordinari. Ed è la ragione per cui ci stiamo parlando oggi, proprio per vedere le tue fotografie, perché poi capiamo questo discorso, nel senso che anche le ragioni di queste premesse sul freddo, sulle temperature e sulle condizioni. Un conto è avere un'attrezzatura iperperformante, no? Un conto è saperla utilizzare al meglio, un conto è saper mescolare tutte queste cose insieme in condizioni comunque sufficientemente estreme come quelle che noi abbiamo vissuto in Abruzzo, no? Camminare, svegliarsi presto la mattina, non essere sempre lucidi, avere molto freddo, le mani che si congelano. Tu mi ricordi a un certo punto hai avuto anche l'ardire di venire senza guanti. L'ho lasciato in macchina, non è che non ce l'avevo, l'ho lasciato in macchina e quindi io convinto che facevamo la passeggiatina di 20 minuti, devo dire la verità, ho resistito quasi fino alla fine, Sei stato però impeccabile, guarda. sapevo che tu ce l'avevi, quindi psicologicamente stavo bene, quindi sapevo che tu li avevi fino alla fine, poi a un certo punto alla fine non sentivo più, non avevo più sensibilità alle mani, ho detto senti Stefano, non è che mi Cioè, metteresti qua. è intervenuto proprio l'assistenza camera service. Ecco, quando si parla di Esatto. assistenza camera service, saremo al vostro fianco sempre.
Esatto. Senti Luca, allora io direi una cosa, cambiamo subito la schermata e la modalità, eccola qua, e qui vediamo una splendida realizzazione con un cervo che ti sta evidentemente guardando, si è messo lì in posa per farsi fare una foto da te, è andata così, giusto? Esattamente, io anzi l'ho chiamato per nome e lui si è girato e no, no, a parte gli scherzi abbiamo cercato di realizzare delle fotografie di naturalistiche a comunque animali selvatici senza mai o almeno il meno possibile cercare di disturbarli e stressare gli animali perché nella naturalistica, nella fotografia naturalistica la cosa più importante è sempre la tutela dell'animale. E quindi la fotografia va bene, ma c'è sempre la difesa dell'animale. Quindi, anche per avvicinarci a determinati animali, bisogna saperlo fare. Infatti, avevamo anche insomma, delle persone nel gruppo che sapevano come approcciarsi all'animale selvatico, quindi come ci si avvicina molto lentamente. Per arrivare ad avvicinarci, ci abbiamo messo quasi un'ora e mezza. Girandogli intorno, quindi è stato molto difficile, molto bello chiaramente, però piano piano siamo riusciti ad avvicinarci. Qua eravamo ancora abbastanza distanti, nonostante che sembra una foto da vicino, però con l'attrezzatura su questo ci veniva in soccorso. E infatti c'erano da me, da noi, perché stavamo tutti abbastanza vicino, al cervo in questo caso. C'erano, come vediamo, tanti rami perché stava in realtà abbastanza lontano. Questo è un ostacolo visivo, quello dei rami, no? Che tu però hai utilizzato, come tra l'altro dalle indicazioni che ci aveva dato anche la guida, su cui adesso dirò una cosa molto importante, tu hai già anticipato, li hai utilizzato per creare comunque un elemento di composizione, un elemento di disturbo che diventa funzionale alla tua immagine. Esatto, l'idea è proprio di creare profondità di campo, quindi la profondità di campo si crea molto grazie allo sfondo, ma anche molto a ciò che sta davanti al soggetto, cioè tra te e il soggetto. Bisogna saper sfruttare quello che ci circonda al meglio. In questo caso, appunto, ho cercato di avere un intralcio sfogandolo, creando appunto maggior sfogato davanti e Luca, io dietro. volevo solo dire una cosa proprio a onore del merito e del valore della guida che abbiamo avuto, no? Ma anche di Giorgio, che ci hanno accompagnati in questa esperienza, perché come tu giustamente dicevi, noi abbiamo fatto un briefing la mattina, no? Proprio per capire l'importanza del rispetto della natura. Eravamo in un luogo che comunque è parco nazionale, siamo stati in luoghi che sono zone di riserva A, quindi di totale inaccessibilità. Ti ricordi, no? Che abbiamo fatto una passeggiata lungo un sentiero che finiva con un cancello. Ora, trovare un cancello in un bosco, un cancello basso, tra l'altro, no? È abbastanza strano, no? Però ti fa capire quale deve, perché è comunque superabile se uno volesse, no? Però è proprio un'indicazione di quello che deve essere l'approccio a questi contesti naturali, cioè del pieno rispetto della natura. E noi siamo partiti molto lontani, ma la cosa straordinaria che tutti quanti abbiamo vissuto è che ci siamo poi trovati i cervi accanto a noi, perché piano piano, un approccio comunque, eravamo in 8-9 persone, e E non è facile, insomma, avvicinare, più si è e peggio è per l'animale, assolutamente. insomma, perché c'ha sempre più paura. Assolutamente, e ci siamo avvicinati progressivamente, no, per poi ritrovarci gli animali accanto a noi, perché avevano capito che non eravamo, diciamo, offensivi, no, nei loro confronti. Quindi quella è stata un'emozione veramente, veramente unica. E ringraziamo, non ringrazieremo mai abbastanza la guida Pietro e Giorgio che ci hanno dato delle indicazioni su questo. Volevo farti una domanda. Tu hai scattato in queste condizioni anche utilizzando l'autofocus, almeno io l'ho utilizzato tantissimo. Non so se tu l'hai utilizzato. Beh, diciamo che con 500 è molto molto difficile scattare in Certo. manuale, insomma, quasi direi quasi impossibile, perché soprattutto quando fai animali che si muovono, eccetera, con 500, soprattutto a mano, senza cavalletto, è difficile scattare. Quindi sì, queste ho scattate in autofocus con il punto.
puntando chiaramente al volto, insomma, io agli occhi. Ti facevo questa domanda perché, ad esempio, con la R5, no, il riconoscimento degli animali, proprio in queste situazioni dove eravamo molto lontani, avevamo tanti elementi di disturbo davanti e comunque una cromia praticamente identica, no, tra l'animale e la natura, gli alberi, no? Quindi ostacoli, colori uguali, tutta una serie di elementi di disturbo, però l'autofocus funzionava in maniera impeccabile. A me ha sorpreso veramente l'efficacia dell'autofocus. Sì, io uso una Canon, una 6D Mark II, quindi una reflex. E sono sincero, in questo contesto ho fatto un po' fatica a mettere a fuoco, proprio come dicevi, perché un punto col fatto che l'ambiente era tutto molto simile, ogni tanto saltava, quindi io non ho provato qui, quindi se, cioè, la usavi tu, mi ricordo, la R5, quindi insomma, se mi dici che ma non l'hai voluta provare, meglio, perché io te l'ho offerta un sacco di volte, No, poi l'ho usata quando abbiamo fatto il paesaggio. Perfetto. Vabbè, certo, lì poi c'erano meno difficoltà. No, però ecco, l'algoritmo col riconoscimento degli animali, ti devo dire, in questa situazione, cioè è una delle ragioni dell'upgrade anche per chi fa fotografia naturalistica, perché effettivamente, ma ne abbiamo parlato tante volte anche con Andrea Benedetti, ha un'efficacia, veramente un'efficacia sorprendente. Comunque, Luca, questa non è l'unica foto che hai scattato, no? E non ti sei... No, in realtà l'ho fatta tantissime, però ne facciamo tesoro. Vai, facci vedere, raccontacele un attimo. Allora, andiamo avanti. Questa qui, no, questa, quella che di prima era una femmina, un cervo femmina. Questo è un giovane cervo maschio, e come vediamo anche dalle cornine che si stanno formando, sulla, anzi, i piccoli palchi, no? Se li chiamo cornine, c'è qualcuno che potrebbe si chiamano corna, ma si chiamano palchi, dei piccoli palchi che si stanno creando sulla testa. Anche qui l'idea era di creare più sfocato possibile, anche non avendo elementi di fronte. Allora mi è venuto in mente di mettere la camera a terra e creando appunto questo sfogato, che in realtà è il terreno, è quello che vediamo davanti, è tutto il terreno che va dalla macchinetta fotografica, quindi dall'obiettivo al soggetto, e mettendo sempre a fuoco sugli occhi. Questo poi è una cosa che forse, anzi sicuramente vedremo poi nei backstage che pubblicheremo, però abbiamo tanti video di Luca sdraiato sdraiato per terra, non stavo dormendo, non stavo riposando. Appoggiato in ogni modo possibile pur di ottenere lo sfocato giusto e le inquadrature adatte a valorizzare l'animale rispetto al contesto. In questo veramente chapeau, Luca, perché ti sei buttato sulla neve in ogni condizione pur di ottenere lo scatto giusto. Sì. Infatti poi quando sono tornato in stanza, c'avevo la macchinetta, quando succede spesso, quando stai in posti freddi e poi passi in posti più caldi, Ah, si è che si appannato appanna tutto, tutto, certo. e quindi ho dovuto tenere la macchinetta dentro lo zaino senza tirarla fuori, perché appunto per ambientarla piano piano, se no c'hai tutte le La lenti condensa che si forma, si appannano. come Sì, fanno no. Luca, tra condensa, l'altro, esatto. questa è stata una sorpresa, no? Questa di questo animale maschio, no? Che è apparso in questa radura, no? All'improvviso e che ci ha permesso anche di sperimentare. Questo è uno scatto statico, ma noi abbiamo sperimentato anche il panning, no? In questa situazione. È stato veramente Sì. emozionante, no? Vederli muoversi velocemente davanti a noi. Ci hai portato anche un altro scatto di questo incontro con i cervi. Questo qui, l'ultimo, diciamo, dei Vai. cervi. Anche qui c'avevo un montarozzino di neve davanti e l'ho sfruttato per creare appunto questa parte bassa di neve, e poi aspettavo questo cervo che stava lì comodo, comodo, cioè proprio non si è mosso minimamente. Gli siamo passati anche a pochi centimetri proprio di distanza, ci ha guardato andare via, fargli tutte le fotografie, non si è mosso, muoveva solo un po' la testa a destra e a sinistra, ma è stato sempre fermo lì, quindi io mi sono fermato, ho aspettato che girasse la testa verso di me, dopo che ho creato la composizione,
e ho cercato di farla più simmetrica possibile a livello di volto, appunto le orecchie dritte, come vediamo, ho cercato di aspettare anche le orecchie che fossero più aperte possibili e anche qua, insomma, con la neve sotto, sempre Sempre molto con la bella. tecnica Signorelli, che è quella di abbassarsi a livello terra, giusto? Sì, insomma, chiamiamola tecnica signorelli. Non credo No, di no, averla chiaro, inventata chiaro, io, era, eh. era per dire. Tra l'altro, Luca, questa sequenza di Sì. immagini sui cervi ci fanno proprio da comprensione a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè questo progressivo avvicinamento, no? Abbiamo visto tre foto in sequenze. Esatto, infatti sono partito da quella più lontana per arrivare a questa che è quella più vicina, Stavamo perché lì, appunto stavamo proprio lì. Sì, stavamo stavamo lì, lì sì. attaccati. Dobbiamo dire però una cosa, Luca, nel senso che tu in realtà avevi un segreto, no? Un asso nella manica che hai tirato fuori nel momento in cui il workshop era terminato, no? Cioè noi siamo tutti quanti tornati in albergo a farci la doccia e Luca ha detto: "Ma c'è ancora luce, io vado a trovare un amico, un'amica." Giusto? Esatto, diciamo che c'è un in realtà questo più che un segreto è un problema, nel senso che ho sfruttato, tra virgolette, un problema, ma questo è un tema, cioè, ora facciamolo vederlo, questo qui. Questo in realtà è veramente una volpe che purtroppo a oggi in Abruzzo le volpi sono diventate sempre più confidenti con l'essere umano. Quindi ci sono in alcuni punti dove le volpi arrivano chiaramente in strada e stanno spesso in strada. E è da una parte una cosa positiva per il fotografo perché riesce a fotografare una volpe selvatica abbastanza facilmente. Dall'altra, chiaramente, è un problema perché la volpe che sta in mezzo alla strada Certo, c'è rischia un la rischio vita. importante. E il motivo per cui sta in mezzo alla strada è perché tante persone si fermano per dargli da mangiare, anche senza, non lo fanno in cattiva fede, chiaramente, anzi, mentre stavo lì è capitato proprio che una Ah, macchina si è questo. fermata, gli ha dato un bel tozzo di pane e io l'ho dovuto fermare e l'ho bloccato perché purtroppo ma non si fa con cattiveria perché uno vede una volpe e pensa che gli fa piacere da mangiare, in realtà quel cibo crea un danno perché fa sì che le volpi non si cercano più da mangiare, gli basta andare in mezzo alla strada e poi molto probabilmente vengono Guarda, ti messe ringrazio sotto. Luca, mi mancava Insomma. questo retroscena, non lo sapevo, e anzi, allora grazie per questo contributo perché è Sì, no, no, è importante. importante, anche qui durante la fotografia bisogna avere un approccio sempre in un certo modo, capire quali sono i comportamenti degli animali, quindi quando l'animale comincia a sbadigliare, soprattutto in questo caso la volpe che sbadiglia, è ora che tu alzi i tacchi e te ne vai perché stai creando un danno, uno stress. E in questo caso, chiaramente io avendo un 500, in questo caso mi sembra che avevo anche il moltiplicatore proprio per stare più lontano possibile dalla volpe. E appunto ho realizzato queste foto. Per fortuna poi ha cominciato anche a nevicare forte e quindi si è creata un'atmosfera molto interessante nella Vediamole, fotografia, vediamole. insomma, quindi tipo questa, appunto. Questa io stavo dall'altra parte praticamente della strada aspettando che si girasse perché c'era appunto questa ha cominciato a nevicare forte e è sempre sdraiato per terra, come vedete, dal pavimento e si è girata e insomma è uscito questo scatto, questa atmosfera molto, molto bella. Insomma, io la volpe l'ho fotografata spesso, ma così sotto la neve non mi era È mai capitato. un'atmosfera Quindi veramente è unica. stata. E poi appunto l'ultima, sempre qui ancora prima che iniziasse a nevicare, una volpe appunto che sta camminando ce n'erano due o tre che se la giocavano lì in questo posto, per poco non sono riuscito a fotografarla mentre giocavano sulla neve, che era molto bella, ma non sono riuscito a catturarla purtroppo, però insomma questa è anche un'altra volpe che cammina nella neve. Bene, bene, benissimo Luca. Allora, no, bene soprattutto perché comunque ci hai dato modo di puntualizzare ulteriormente quello che è l'importanza, no, del rispetto della natura e il fatto che determinate ottiche non servono tanto e solo, no, a avere la sensazione di stare più vicino. In molti casi servono proprio a stare più lontano, no?
Tu addirittura avevi un Esatto. 500 con un moltiplicatore, no? Proprio per permettere la condizione di migliore e massimo rispetto di quello che tu stavi vedendo, in linea con tutte le indicazioni che la guida del parco d'Abruzzo ci aveva dato. Certo, beh, certamente, no? L'importanza di avere qualcuno che ci spiega, che spiega l'approccio alla natura, io insomma l'ho studiata anche per conto mio, perché è importante anche quando uno si va, secondo va in natura, bisogna avere rispetto della natura e tutto ciò che la rappresenta. Quindi è importante avere un approccio sempre, perché lo scatto, la regola numero uno è che lo scatto non deve essere fatto a tutti i costi. Questa è la regola. È meglio tornare a casa senza lo scatto piuttosto che aver scattato la foto ma creando magari un danno. Per esempio, in caso degli uccelli non si fotografano mai i nidi, perché c'è il rischio che l'uccello, la madre dei piccoli che stanno dentro i nidi, non torna più lì per paura e quei piccoli muoiono. Magari uno fa questo gesto, lo fa in un modo non cattivo, perché non nessuno pensa che fa queste cose apposta per fare un danno, Certo. però appunto è importante saperlo, perché magari la foto in un nido con questi uccellini belli che stanno lì che cantano, magari la foto viene molto bene, ma hai creato un danno, Chiarissimo, ecco. chiarissimo. Luca, allora, cambiamo schermo. Grazie mille per questa presentazione delle tue fotografie, per le Grazie a voi. indicazioni che ci hai dato, sia tecniche proprio di fotografia naturalistica, sia di approccio, no, a questo genere fotografico. Tu continuerai, la tua pagina Instagram è molto, molto ricca di contenuti visivi, per questo genere di immagini, quindi chi vuole ti può seguire sicuramente su Instagram e noi speriamo presto di vederci in un'altra attività simile a questa per nuove avventure. Sicuramente, sicuramente. Seguite Camera Service che organizzano sempre delle cose Grazie mille Luca. meravigliose. A presto e buone cose. Ciao A Luca. presto, ciao.